Pellizza da Volpedo Giuseppe, nasce a Volpedo, il 28 luglio 1868. Il pittore autore del famoso quadro Il Quarto Stato. Figlio di piccoli proprietari terrieri che commercializzavano i loro prodotti nell'area dell'Alessandrino e a Milano, Pellizza studia presso la Scuola Tecnica di Castelnuovo Scrivia, dove apprende i rudimenti del disegno. Dopo anni di studi in varie città italiane, l'artista decide di tornare a Volpedo, pronto ad affrontare la pittura dal vero attraverso lo studio della natura. Preciso e meticoloso negli studi, Giuseppe decide di perfezionare ulteriormente la sua tecnica e nel 1889 va a studiare per 2 anni a Bergamo, presso l'Accademia Carrara, dove insegna pittura il famoso ritrattista Cesare Tallone. Durante i suoi spostamenti il pittore conosce diverse tecniche, soprattutto l'arte divisionista di Segantini, Morbelli e Longoni. Nel corso degli anni l'arte di Pellizza da Volpedo subisce diversi cambiamenti. Abbandona la semplice pittura dal vero, per orientarsi verso un'arte di tipo simbolista. Nel 1902 espone Il Quarto Stato alla Quadriennale torinese senza ottenere però un grande successo, anzi suscitando discussioni e polemiche tra il pubblico, proprio per i temi trattati nell'opera, quali giustizia sociale, uguaglianza e libertà. Queste polemiche allontanarono da Pellizza gli amici di sempre. Si ritrova quindi a dover ricostruire le sue amicizie e frequentazioni, anche a causa della morte del suo più importante punto di riferimento, il massimo esponente del divisionismo, Segantini. Pellizza da Volpedo Giuseppe si spense a Volpedo, il 14 giugno 1907.